tutto su Juve Napoli, su quello che accadrà, su quello che potrebbe accadere, poi il filo diretto con Antonio Giordano tra pochissimo a Marte Sport Live. Rieccoci in studio. Rischio d'inizio. Passaggio tiro. Come sempre, linee aperte, microfoni accesi, via! Ben ritrovati, buongiorno amici sportivi, amici marziani che tenete al Napoli, ben ritrovati da Massimo D'Alessandro in studio, da Tony Molà invece in regia. Il buon Tony tra poco comincerà a rispondere alle vostre chiamate, non chiamate perché ora, perché non prendiamo prenotazioni, filo diretto con Antonio Giordano, inviato del Corriere dello Sport, con il quale faremo una bella chiacchierata sul momento degli azzurri in questo giorno di vigilia di una partita, del recupero famigerato del match mai giocato tra Juventus-Napoli. A proposito, saluto affettuosamente Raffaele Aurier, ma anche Andrea Falco che ci hanno preceduti, e vado però al telefono a presentare subito, no, tra un istante, il nostro primo ospite, perché dobbiamo capire un po' che aria tira a Torino in questo momento, insomma, dopo Bonucci e Demiral anche Bernardeschi positivo al Covid. Salutiamo, ringraziandolo naturalmente per la disponibilità, il collega Guido Vaciago di Tutto Sport. Guido, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Ciao, ciao, ben ritrovato. Ci aggiorni subito che aria tira in casa Juventus dal momento c'è questa ulteriore notizia che riguarda Bernardeschi, che era diciamo ufficiosa fino a ieri, ufficiale a questa mattina, della sua positività, intendo. Beh, insomma, non un'aria allegra, un altro giocatore che esce dalla lista dei disponibili in una situazione già abbastanza precaria. Il Covid ha fatto 3 vittime in questo momento in casa Juventus, sono Demiral, Bonucci e adesso Bernardeschi. La speranza è che non si ampli nel giro di queste 24 ore il numero dei contagiati. Questo non lo possiamo sapere in questo momento, perché insomma abbiamo visto che i tempi sono differenti da persona a persona, però teoricamente ci sarebbe anche Chiesa, ci sarebbe anche Chiellini che hanno fatto parte del gruppo azzurro, e quindi insomma c'è un po' di ansia e c'è ovviamente grande disappunto per questa ulteriore tegola che è caduta sulla squadra di Pirlo in questo periodo. Senti Guido, ma l'autorità sanitaria territoriale lì a Torino potrebbe, in caso di ulteriori positività, intervenire? Insomma, che cosa vi arriva poi in redazione? In caso di ulteriore positività non lo so, nel senso che l'autorità sanitaria al momento si è espressa sulle 3 positività e non ha in qualche modo dato margini per considerarlo un focolaio, insomma, e non ha dato quindi come dire, disposizioni di isolamenti che impedirebbero la partita. Non so se nel giro di queste 24 ore dovessero emergere altri casi, se la decisione della ASL di Torino potrebbe cambiare. Insomma, mi sembra di aver letto ancora stamattina delle dichiarazioni in senso avverso, cioè in senso di dire che si può giocare, che è abbastanza buffo, certo, perché insomma mi sembra che in questo campionato siano state prese decisioni diverse e anche abbastanza disparate sulla questione Covid, però insomma nessuno ci ha capito molto. Sì, sì, effettivamente una linea comune non c'è mai stata, hai ragione, no, quello che dici. È vero, anche ad esempio io ricordo di bolle improvvisamente rotte, i giocatori che se ne sono tornati a casa improvvisamente dal ritiro forzato. Però senti Guido, l'ultima te la chiedo sulla probabile formazione, cioè cominciano a fare ragionamenti anche in tal senso, immagino di sì, la partita è domani pomeriggio, insomma, della Juventus. No, certo, io credo che in questo momento se i giocatori sono, ripeto, se non sopravvengono altre positività, certo, credo che la formazione non è che poi sia troppo differente da quella che ha affrontato il derby. Nel senso che in difesa ci potrebbero essere Cuadrado e Alexandro sulle fasce,
e De Ligt e Chiellini, che sono gli unici due centrali disponibili in mezzo. A centrocampo bisogna valutare l'eventuale rientro di Rabiot, e potrebbero essere Rabiot, Bentancur e chi lo sa magari ancora Danilo a centrocampo, con l'esclusione quindi di Kulusevski, sì, che potrebbe partire dalla panchina, e una sorta di tridente con Ronaldo, Chiesa e Morata. Poi sappiamo che Chiesa gioca più o meno esterno, insomma è sempre un po' difficile inquadrarlo se in 4-4-2 o in un altro sistema, certo, ma questi sono i giocatori a disposizione. In panchina dovrebbero tornare Dybala e McKennie, non Arthur perché è infortunato, diciamo dei tre giocatori sospesi disciplinarmente nella partita del contro il Torino, sono stati reintegrati e quindi la potrebbe giocare una parte di partita, probabilmente nel secondo tempo, è fermo da quasi 90 giorni, quindi è comprensibile che parta dalla panchina, ma è disponibile. E lo stesso vale per McKennie, che continua ad avere qualche problema all'anca, ma per giocare mezz'ora. Guido, grazie per tutte queste informazioni, ovviamente buon lavoro a tutto sport. Guido Baciago, grazie Guido. Sull'altra linea, da un minutino già, ci ascoltava mister Antonello Cucureddu, che salutiamo volentieri. Mister, buongiorno. Sì, buongiorno a voi, grazie. Come sta? Come sta? È da un po' che non ci sentiamo. Si difende dal Covid, sì. In zona arancione. Beato lei. Dove si trova esattamente? Adesso non ricordo, le regioni arancioni ormai sono un pochissime. Sono in Sardegna. In Sardegna, giusto. Ad Anghero, sì. Eravate diventati addirittura zona bianca, poi. La zona bianca, poi non si sa come queste zone qua ogni tanto spariscono. E zona rossa invece Torino domani, perché c'è questo derby ad alta tensione dal punto di vista sportivo, per carità, c'è anche il problema dei positivi Bonucci, Demiral e Bernardeschi in casa Juventus, ma mi riferivo alla questione meramente sportiva. Se lo sarebbe immaginato a questo punto del no, torneo le due squadre appaiate? Questo è uno spareggio per la Champions, diciamo. Avrebbe immaginato invece magari uno spareggio scudetto tra queste due squadre inizio stagione? Sì, però è chiaro che le partite sono ancora tante, ma in questo momento vedo un Napoli molto aggressivo, convinto, ecco, sta giocando bene. La Juve sta attraversando un periodo un po' di così altalenante, e quindi mi auguro che sia al di là di tutto una bella partita, però è bello questo scontro qua. È chiaro che si giocano il quarto posto, il terzo posto, perché l'Atalanta è là, e quindi sono l'Atalanta, mi sembra, a due punti. Sì, chiunque vinca si porta al terzo posto, insomma. Ma che sta succedendo alla Juve quest'anno? Beh, che guarda, per evidenti ragioni la segue. Se lo chiedono un po' tutti, non lo so. È tutta colpa di Pirlo? Non ma credo. No, le colpe. È chiaro che quando le cose non vanno bene, è sempre l'allenatore che paga, no? Però diciamo che le responsabilità se le devono prendere tutti, dalla società ai giocatori, allenatori, insomma, bisogna dividerle. Poi bisogna stare dentro per capire quali sono le tematiche di questo momento altalenante, ecco. Perché la squadra, secondo me, è un buon organico, un ottimo organico. Poi ci sono dei momenti che non va, però non bisogna fare. Non c'hanno troppa pressione, secondo me, bisogna stare al di fuori di questa pressione qua, giocare come sanno giocare, perché hanno dimostrato che quando la Juve gira al massimo le cose si vedono, insomma, ecco. Per i più giovani all'ascolto, questo signore con cui stiamo parlando, Juventus Napoli, ha fatto soltanto 298 presenze in maglia bianconera della Juventus. No, scusa se ti interrompo. Sono di più? Scusa, sono 438. Ho capito, ma io mi riferisco a un dato, e allora c'è che ho letto su internet, non lo ricordavo a memoria. No, sono la bellezza di 438 partite. Allora, evidentemente considerando anche le coppe. In generale. Sì. Insomma, credo, lei che ne ha viste tante, ma lei sta rimpiangendo un po' Marotta? Ma sai,
Io, per carità, Marotta sappiamo quello che ha fatto e quello che sta facendo all'Inter, quindi bisogna fare una riflessione e capire il perché. Adesso non entro nei meriti, perché lo sapete, io sono troppo juventino per dare, però mi dispiace che in questo momento stiano così, insomma mi dispiace per Pirlo, perché d'altronde, al di là del grande giocatore, però sapete che l'esperienza ha un'importanza forte in una squadra. Va bene, del Napoli ha già detto. Napoli, guarda, io seguo il Napoli perché è una squadra, a parte la città, simpatica, e la squadra mi è sempre piaciuta. E non sarà facile per la Juve, dovrebbe sfoderare una prestazione notevole. Però ho visto il Napoli ben come si dice, tosto, insomma, ecco. Va bene. Cucureddu, grazie per questo intervento, a presto. Grazie a voi, buona giornata. Grazie Antonello Cucureddu. Parleremo anche di arbitri tra pochissimo con Antonio Giordano, con cui apriremo le linee, quindi da questo momento potete chiamare lo 081 6363 63 63, se, come ci auguriamo, avete voglia di rivolgere una domanda all'inviato del Corriere dello Sport Stadio. A tra poco. Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight. 20 minuti dopo le 13, Marte Sport Live, voce protagonisti, Massimo D'Alessandro in studio, Molà per qualche minuto ancora in regia perché sta per consumarsi il cambio della guardia, arriva Luciano De Santis e va Tony Molà, già collegato con noi l'inviato del Corriere dello Sport, Antonio Giordano. Ciao caro Antonio, come stai? Signori, buongiorno, ma spiegatemi, al cambio della guardia è un po' come a Buckingham Palace, ci sono gli spettatori? Spettatori no, per ragioni Covid, però hanno i cappelli quelli lì lunghi. Ma spettatori che ecco, ne so. No, sono io, unico spettatore, posso... Via Zoom. Come stai Antonio? Fatto buona Pasqua? Tutta peggio. Sì, devo dire che non posso fornirvi i dati di tutto ciò che ho mangiato, ma meglio che... E tutto ciò che hai bevuto, immagino. Devo dire, volevo soprassedere, ma tu sei la solita canaglia, quindi. Senti Antonio, allora 081 6363 63 63, il numero da chiamare per intervenire in diretta insieme a te. In alternativa i nostri amici possono scriverci al 339 666 9990. Non mandate messaggi vocali al WhatsApp, se avete voglia di sentire non la vostra voce anche parolacce, no, in onda chiamatelo 081 6363 63 63. La prima te la faccio sull'arbitro. Sarà il signor Maurizio Mariani a fischiare domani pomeriggio. Ricordo, il match a Torino comincia alle 18:45. I suoi assistenti saranno Tegoni e Bindoni, quarto uomo Doveri, al VAR Di Paolo, al VAR Peretti. Ricordo anche che con quest'arbitro, il signor Mariani, il Napoli ha perso le ultime due partite in casa col Sassuolo 0-2 a novembre, ha perso in casa con lo Spezia 1-2 a gennaio. No, diciamo tutte le cose negative in modo che Che ero convinto che avesse arbitrato il Napoli a Udine, invece allora era Pasqua. Sì, sì. A me piace come arbitro, devo dire. Ti piace? Sì, mi piace come arbitro, mi sembra abbastanza, come dire, autorevole più che autoritario, sempre molto prossimo all'azione. Devo dire che è una designazione che ci sta tutta. Non ti dico che me la sarei mai aspettata, ma che l'avrei messo nel novero dei candidati, questo sì. Oltre che quindi... canaglia, D'Alessandro è anche malpensante, che la prima domanda te la fa sull'arbitro? No, vabbè. È sempre meglio, oramai, diciamo. Faccio un ragionamento. Ormai voglio dire, il ruolo dell'arbitro diventa sempre più relativo, vista la tendenza a cui si stanno votando un po' i direttori di gara arbitrali, i direttori di gara italiani, cioè quella di lasciarsi arbitrare dal VAR. E il VAR deve essere un elemento supplementare, deve integrarti, deve andare a cogliere eventualmente gli errori, quelli lì millimetrici, cioè penso a Torino-Juventus, il gol di Cristiano Ronaldo è un gol da annullare, giustamente, senza il VAR. Ebbene aveva fatto il guardalinea, ma se poi il VAR ti dice che non è da annullare perché c'erano 3 centimetri o 5,
è giusto che non venga annullato, ecco. E quindi quella è la funzione del VAR. Altrimenti aspettiamo sempre che ce lo dicano gli altri, non mi sembra neanche giusto, ecco. Andiamo al telefono, Antonio, perché c'è Armando che ci aspetta già da un po'. Buongiorno innanzitutto, Armando. Buongiorno a loro, complimenti per la trasmissione, per l'equilibrio che profondete durante questa trasmissione. Grazie, grazie Armando. La tua domanda per Antonio Giordano che ti ascolta. Allora, io volevo chiedere al dottor Giordano, in effetti io ascoltando un po' il nemico per quanto riguarda questa faccenda del Pocolaio in chieno alla Juventus, adesso stanno cominciando a parlare del fatto che comunque dovrebbe intervenire l'altro. La volta scorsa era tutto un altro discorso. E vorrei sapere al dottor Giordano cosa ne pensa del giudice che fece quella vergognosa sentenza di appello dove disse che De Laurentiis e l'altro avevano fatto una furbata. Ora stanno parlando che forse deve intervenire la ASL. E poi l'ultima cosa, vedi Gattuso, un certo tipo di stampa napoletana, chiaramente non tutti, non è un po' un limite per quanto riguarda la crescita di tutto l'ambiente per la squadra di Napoli e per tutto il contesto? Ringrazio il dottor Giordano che è sempre una persona veramente eccezionale nelle sue risposte. Grazie, grazie Armando, e buon ciao, 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 ciao. Grazie per tanti motivi, intanto perché mi dà del dottore e quindi non posso che volerle del bene. Andiamo per ordine. Sul giudice sportivo, sulla sentenza del dottor Sanduli e soprattutto sui termini usati dal dottor Sanduli, mi sono già espresso sul Corriere dello Sport e lo rifaccio qui. È stato inopportuno, inelegante e mi fermo qua. Non lo è stato soltanto con il Napoli, lo è stato anche successivamente a proposito delle decisioni su Lazio-Torino. E ha denunciato, come dire, una sorta di sudditanza psicologica nei confronti delle leggi, che onestamente mi fa sobbalzare, mi lascia perplesso. Le leggi esistono e per fortuna esistono e come tali vanno rispettate, senza pensare che il calcio né tantomeno il suo ruolo vivano in una sorta di zona franca in cui è impossibile entrare, soprattutto in un momento come questo in cui, se qualcuno non se n'è accorto, in giro per il mondo in ogni istante della nostra vita contiamo i morti. Però penso che qualcuno ritenga che ciò sia un dettaglio e che quindi necessariamente certe partite debbano essere giocate per forza. Non è così, che qualcuno lo spieghi al dottor Sanduli. Per quanto riguarda il caso ha voluto che oggi la Juventus abbia 3 positivi al Covid, la cosa mi dispiace ovviamente, è un paradosso, che oggi ce ne sono più di quanti ce ne fossero il 3 ottobre. Siamo qui, aspettiamo, vediamo quello che decide la ASL di Torino. Io non mi permetterò mai di commentare una decisione della ASL, mai, perché non ho elementi per contrastare una decisione che è sempre ispirata al sano buonsenso. Ultimo capitolo riguarda la stampa, non parlerò neanche mai male di un collega, a meno che non mi ci tirino per i capelli, e in genere in passato qualcuno ci ha provato. Ma io te ne sono rimasti pochi, per cui eviterei, diciamo. No, capelli ne ho tanti ancora, anche bianchi, tu lo sai che il grigio parlo per invidia, è molto ovviamente più affascinante. E però per fortuna non ho ancora perso il senso della ragione, nonostante i tanti capelli bianchi. Non andrò mai a rovistare nella spazzatura, a meno che poi è chiaro che non ne facciano proprio. No, beh, per carità, non è questo il caso. Prima di tornare al telefono. Ma qualcuno c'è però, Che di spazzatura ce n'è, abbiamo un modo di poterlo ammettere. Ma io, tu, quelli come noi non andranno mai a rovistarci dentro, li lasciamo lì al bordo della strada, dove è giusto che stiano. Allora, scrive un nostro ascoltatore, dice: scusa, una domanda. Mi rivolgo, ma non te lo dico. No, ovviamente ho evitato anche di chiederti. Carogna, non te lo dico. Prima di tornare al telefono da Francesco, che ringrazio anticipatamente per la pazienza, scrive questo anonimo amico una domanda per Antonio Giordano. Federico Chiesa,
già l'ha giocata la terza di campionato con la Fiorentina, quindi il recupero con il Napoli da regolamento, scrive lui, non la può giocare, altrimenti in questa stagione gioca 39 gare non previste dal regolamento. Non è questa gara che si vince a cioè in senso lui dice se... capito niente. Allora lui dice Chiesa, siccome giocando domani e di qui fino alla fine della stagione giocherebbe una gara in più perché la terza di campionato l'ha già giocata con la Fiorentina, lui dice siccome per regolamento si possono giocare soltanto 38 partite, se la Juve lo schiera domani non rischia di perdere la partita a tavolino? Beh, questa mi risulta proprio nuova francamente. No, però apre un fronte di discussione. Apre un fronte di discussione, onestamente. È perché i giocatori comprati a gennaio non possono essere schierati in una gara che si recupera? Cioè, non è detto che, io non so, Chiesa le ha giocate tutte? Non credo. E poi c'è un regolamento che prevede 38 partite. No, che abbia giocate tutte non significa niente. Potrebbe anche non averle giocate tutte. E credo che il... l'ascoltatore facesse semplicemente riferimento alla contemporaneità di Juventus-Napoli con quella della terza giornata del girone d'andata, dentro la quale Federico Chiesa era già impegnato. Sì. Però ci dobbiamo riflettere. Io no, bisogna chiamare i giuristi, ragazzi. Fossi in te chiamerei Chiacchio? Uno bravo, io lo pensavo e tu lo dicevi, quindi. Vabbè, allora facciamo così. Però, andiamo da Francesco. Dato che ora, ecco, ora impietosamente i 60 anni vengono tutti quanti fuori. Chiesa è stato ceduto quando alla Juventus? Signori, io adesso vado a controllare. Ma tu pensa che un amico radioascoltatore ci deve mandare al manicomio in tilt. Questo momento? No, però gli diciamo grazie perché. No, tra l'altro da Alessandro con la sua esperienza e tanti anni di radio ci è cascato dentro, diciamo, come. Allora. Io sono su Chiesa Transfer Market, tanto è inutile che facciamo i fenomeni. Diciamo direttamente ai radioascoltatori quello che stiamo facendo. Stiamo controllando perché non possiamo essere padroni di tutto, neanche meno della memoria di un rincitronito come me, guarda come mi insulta. Come nessuno, vediamo. Allora, ha iniziato la stagione con la Fiorentina e poi è stato ceduto. Ha fatto alla terza giornata. Federico Chiesa ha giocato in Fiorentina Sampdoria per 90 minuti. Esatto. E quindi Napoli-Juventus si sarebbe giocata quel giorno, no? Sì. Perché questa è la terza di ritorno o la quarta? Questa terza. Qui? Questa era la terza di andata. Scusa. D'andata la terza. Sì, sarebbe la stata terza, la terza. Il Napoli aveva vinto a Parma, ha vinto con Genoa. Devo dire, fai complimenti al radioascoltatore perché questa è in materia da giuristi. Allora facciamo così: abbiamo Francesco al telefono. Francesco, ci sei? Francesco? Ci sono. Eccoci, buongiorno. Ah, pensavo buongiorno. Che Francesco si fosse stupato. No. Francesco non è l'autore del messaggio che ha scritto il messaggio su Chiesa. Francesco, no, penso voglia fare una domanda io. Su un altro tema. Prego Francesco, che poi ho la pubblicità. Allora, su Mariani sono preoccupato perché i due rigori contro Sassuolo e Spezia sono inventati. E già questo mi preoccupa molto per domani. No, volevo sapere dal dottor... Sassuolo e Spezia sono inventati, perché? Perché sono due rigori inventati, per me non c'erano quei due rigori. I rischi al VAR sono inesistenti, soprattutto quello che costa solo rischiato dopo 3 minuti dal decorso dell'azione, è veramente ridicolo, per me sono inventati, pure quello contro lo Spezia, tocco impercettibile sul piede, sul dietro dell'attaccante dello Spezia, a me non è rigore, che se quello è rigore vuol dire che qualsiasi tocco in area è rigore, per me è impossibile un discorso del genere, non è più calcio, diventerebbe altro per me. Poi volevo sapere dal dottor Giordano, che mi sembra che sia lui che abbia raccolto lo sfogo di De Laurentiis dopo Verona, no? Se non sbaglio. Sì. Era uno sfogo, secondo lei, da quello che lei ha riportato la notizia giustamente da giornalista, correttamente, l'ha percepito come uno sfogo quello di andare a cercare nuovi allenatori, adesso De Laurentiis ha fatto un passo indietro, ci potrebbe ripensare, o era convinto di quello che stava facendo in quel momento? Francesco, grazie per la domanda, grazie per aver chiamato. Antonio, un attimo metto in pausa la tua risposta o degli obblighi pubblicitari, riprendiamo proprio con la risposta all'amico Francesco, va bene? Sì, comunque. Pubblicità. Marte Spotlight. Marte Spotlight.
E allora, nuovamente in diretta, 35 minuti dopo le 13, Marte Sport Live. Ancora buongiorno da Massimo D'Alessandro, ora da De Santis in regia, che risponde alle vostre chiamate allo 081-6363-63 per parlare in onda con Antonio Giordano, inviato del Corriere dello Sport. Antonio? Ci sono. Allora, non sono riuscito a contattare durante la pubblicità l'avvocato Chiacchio. Ho sentito però l'avvocato Luciano Ruggero Malagnini, grandissimo esperto di giustizia sportiva, che salutiamo. In questo momento però era in una riunione, non può intervenire, ma mi ha rassicurato. Ha detto non c'entra niente. Chiesa può essere schierato, non era squalificato, per cui non incide. Però devo dire la verità, è una giusta annotazione. Cioè, è come se Chiesa giocasse due volte, vale per Chiesa ma varrà per chiunque, lo diciamo a futura memoria, è come se Chiesa giocasse per due volte dentro la stessa giornata, quindi smaterializzandosi. E se dovesse eventualmente averne giocate tutte 38, allora tra un minuto avremo l'avvocato Chiacchio, ne giocherebbe 39. Sì, bravo, tra un minuto Chiacchio ci chiarirà ulteriormente. Sì, un attimo l'avremo al telefono, però dovevi una risposta a Francesco. Sì, a Francesco intanto volevo chiarire un attimo i termini della questione, perché mi sembrava giusto farlo. Lui ha raccontato della mia notizia, come dire, filtrandola attraverso un passaggio. Lei ha raccolto lo sfogo di De Laurentiis. Perfetto. E io ho detto sì, ma io mi riferivo alla mia. Io pensavo lui mi dicesse: lei ha riportato la notizia che Gattuso gli schiava. Non dirò mai come l'ho saputo, anche se è chiaro che mi sembra abbastanza semplice desumere che, insomma, se un giornalista, soprattutto se sessantenne, si avventura in una vicenda del genere, poi tra l'altro confermata successivamente da Gattuso, lo fa soltanto in presenza di una certezza. Però questi sono dettagli linguistici e Francesco mi capirà. Credo che quello non fosse il momento, credo che quello fosse la sintesi di un momento, perché se andate a prendere un attimo gli almanacchi vi renderete conto che Gattuso ne perde 4 nelle ultime 7 in quel periodo, e le tre che vince, se non ricordo male, sono con il Parma. Sì. Successivamente la prima di campionato, no? Sì. La prima di... Ah no, sto confondendo. Lui arriva perde a Verona, dove ha perso la finale di Supercoppa. E dopo aver perso in casa con lo Spezia, sì, il 6 gennaio, se non sbaglio. Allora, quindi, scusami, Antonio, quella è la sintesi di un momento, ecco. E cioè, quindi credo che in quel momento lì abbia rischiato l'esonero, e sospetto che se non ci fossero state le partite in sequenza ogni 3 giorni sarebbe cambiato qualcosa in quel momento, sì. Allora, chiedo a Luciano se abbiamo un altro ascoltatore. No, allora tra un attimo l'avvocato Chiacchio. Lo abbiamo? Allora, speriamo di recuperarlo. Allora, ci scrivono. Scrivono un altro amico a proposito della questione Chiesa. Dice: già successo con Essarik nel 2019, che gioca la stessa giornata prima con Fiorentina e poi con Verona. Sì, okay. È vero, perché ci stanno aprendo il mondo. Sì. Che però è un mondo eventualmente nel quale mettere le mani, perché onestamente è un'anomalia. Non puoi, ma questo non c'entra niente né il povero Chiesa nella Juventus né nel Napoli. C'entra in futuro, come dire, un'equità all'interno del sistema calcio. Allora, ci abbiamo l'avvocato Edoardo Chiacchio al telefono, che ringrazio infinitamente. Acchiappato al volo il collegamento con l'avvocato Chiacchio, che è veramente una persona di una disponibilità infinita. Avvocato, prometto di strapparle giusto un minuto. Le faccio intanto salutare Antonio Giordano, Corriere dello Sport. Ah, un caro saluto, Antonio.
sono al telefono con un fuoriclasse. È vero, grazie carissimo. Senta, avvocato, un ascoltatore ha sollevato un problema eventuale riguardante Federico Chiesa, che è stato acquistato prima della chiusura del mercato estivo, che però era stato prolungato. Però il campionato era già cominciato dalla Juventus, ovviamente, quindi la terza giornata l'aveva giocata con la Fiorentina. Domani a Torino si gioca il recupero della terza giornata di campionato. L'ascoltatore diceva: ma la Juventus non rischia qualcosa schierando questo giocatore che la terza giornata del campionato di Serie A l'ha già giocata con un'altra maglia? No, perché la gara è da disputare oggi, viene recuperata. Il problema è uno solo: oggi è tesserato con la Juventus Chiesa, sì, e allora può andare in campo. La risposta non fa una grinza, come sempre, guarda, dal punto di vista giuridico inappuntabile, però dico, è per il futuro. Io credo che questo sia un piccolo dettaglio, diciamo un argomento di riflessione, sì, per il sistema calcio. E non c'entra niente né Chiesa né la Juve né il Napoli, ovviamente, perché come giustamente diceva il radioascoltatore poco fa, facciamo caso che Chiesa le giochi tutte con la Juventus e tre le ha già giocate con la Fiorentina, Chiesa sarebbe l'unico giocatore in Italia che avrebbe giocato 39 partite. Perché giocherebbe due volte la terza. Sì, insomma, anche la classifica dei marcatori, diciamo, potrebbe. No, quindi voglio dire, secondo me è come dire, è un dettaglio di questa nostra esistenza piena di calcio che probabilmente in futuro avrebbe bisogno di essere rivisto. È d'accordo, avvocato? Insomma, magari una riflessione. Il legislatore potrebbe anche chiarirlo, questo particolarissimo questa particolare situazione in cui si può venire a trovare, specialmente con tutte queste gare rinviate, certo. È possibile che si possa verificare anche in futuro. Cioè, è chiaro che noi ci auguriamo tutti che il problema del Covid venga estinto con questa stagione, però non farebbe male il legislatore a fare un'espressa previsione. Senta, avvocato, ne approfitto, ci sono tre giocatori positivi in casa Juventus, che chiaramente dispiace per la salute degli atleti, dei ragazzi, e c'è, diciamo, un rischio di fondo che la questione si allarghi ancora e che prima di domani pomeriggio l'autorità sanitaria piemontese locale di Torino possa intervenire. Lei oramai è un super esperto in questi temi, reduce anche dal successo col Torino. Vuole dire qualcosa? È meravigliato che non sia già intervenuta, diciamo, l'ASL di Torino. Allora, io effettivamente purtroppo ne ho affrontate tutte in Serie A il Torino, in Serie B la Reggiana, in Serie C la Casertana, quindi i tre casi più spinosi li ho affrontati. L'ASL di Torino è intervenuta per il Torino, ma di calciatori positivi ne erano 8, non già 3, per cui disporre un isolamento domiciliare per l'intera rosa della squadra per 3 calciatori, non so se verrà adottato questo tipo di provvedimento, anche perché bisogna vedere se i calciatori di ritorno alla nazionale quanto tempo sono stati insieme, e quindi è tutta una serie di situazioni che al momento noi non possiamo giudicare e non possiamo prevedere. Ritengo che con 3 calciatori non intervenga l'ASL di Torino, penso con 3 calciatori. Se dovesse poi aumentare diventare un cosing il contagio, allora potrebbe anche essere possibile. Antonio, un'ultima domanda, curiosità per l'avvocato Chiacchio, prima di salutarlo, ringraziandolo chiaramente. No, sono stati complimenti, perché vabbè, non lo dico perché purtroppo siamo invecchiati assieme, ma Edoardo è bravo sul serio,
se non vi fidate di quello che dico io, andate a leggervi le statistiche che contano parecchio, mica solo nella NBA, e vi renderete conto. Avvocato, grazie. Sono disoccupato comunque. Devo dire che faccio a lui. Devo dire che sono troppi anni che ci incrociamo, che non ci incrociamo fisicamente per abbracciarci. Avvocato Chiacchio, grazie, buon lavoro. Un caro saluto per grazie, tutti. Grazie ancora per la sempre squisita disponibilità. Allora Antonio, siamo proprio in chiusura. Io farei un altro, se Luciano De Santis mi dà l'ok, un ultimo ascoltatore. Ce l'abbiamo, sì, eccolo qui. Buongiorno Luca. Sì. Sì. Luca, pronto. Ci sei? Eccoci qua. Buongiorno. Sì, eccomi qua. Ciao. Antonio, buongiorno. Però possiamo dirla che... aspetta, che è caduto Antonio Giordano. La linea che sentiamo che era caduta era quella di Antonio Giordano, lo recuperiamo prontamente. E allora io ne approfitto per ricordare, in tanti state scrivendo su questa questione di chiesa che però abbiamo chiarito in maniera definitiva con l'avvocato Malagnini, con l'avvocato Chiacchio, per cui non ci sono ulteriori dubbi. Antonio Giordano, ci sei, vero? Sì, ecco, non vi ho detto neanche arrivederci. Ecco, il gran finale con l'amico, l'ascoltatore Luca, che ha una domanda per te. Antonio, buongiorno. Purtroppo le faccio due domande spinose, nel senso che la categoria spinose. Perché le domande una parte ti piacciono vabbè, però fa parte un po' della la critica, ci vuole ogni tanto e sale una parte del giornalismo napoletano, però ha fatto da plotone di esecuzione nei confronti di mister Gattuso. A me non è né antipatico né simpatico, però è un dato di fatto. Se domani, facendo corna, tocchiamo ferro, tutti scongiuri, giovedì mattina io mi sveglio e c'ho un punto in più alla Juventus, penso che fare marci indietro da parte di quei giornalisti ha un brutto sapore. E poi perché il Corriere dello Sport nella data di il 5 fa un titolo Zelischi, Insigne, Meret, cioè i giocatori che hanno fatto le nazionali sono ancora negativi? Questo pure mi auguro che sia stato un errore. Grazie Antonio. Grazie a lei. Non c'è nessuna retromarcia da fare, perché se domani il Napoli avrà un punto in più della Juve, nel momento in cui il sottoscritto scriveva certe cose, il Napoli era settimo in classifica, aveva perso in casa con lo Spezia, a Verona e con il Genoa. Se non volete ricordarvelo, ve lo ricordo io. Giocava un calcio che onestamente credo lasciasse stupiti tutti per la qualità del calcio stesso. Se volete andate a rivedervi le partite. E non ci sono stati, perlomeno da parte nostra del Corriere dello Sport, plotoni di esecuzione. I giornali fanno cronaca, escono tutti i giorni e raccontano quello che accapita tutti i giorni, altrimenti rimarremmo un mese scorso, non potendo prevedere il futuro, che non si può prevedere, perlomeno su certi dati che sono quelli della cronaca e statistici, bisogna raccontarlo e poi bisogna metterci le opinioni. Confermo tutto quello che ho scritto e che pensavo in quei giorni e che continuo a pensare. Questa squadra normalmente doveva stare in Champions League tra le prime quattro. La anormalità è che ci stia per arrivare ora, se non ci è ancora arrivato. È normale che il Napoli con questo organico stia fuori dalla Champions League, ok? Seconda cosa, non è mica sbagliato grammaticalmente, ancora negativi, mica c'è scritto che peccato sono negativi, ancora sì. Allora interpretarli come vi fa piacere, fate come volete. Ci scrive, metto a litigare per così poco. A proposito della questione chiese, a proposito di altri casi simili, ci scrive anche l'amico ascoltatore, grande tifoso Matteo Sparnelli, dice anche Bonazzoli ha ridisputato terza giornata Genoa Torino. Vabbè, Antonio, grazie, buon lavoro.
Ciao ragazzi. Buona giornata, grazie all'inviato del Corriere dello Sport. Antonio Giordano, nostro opinionista. Ci fermiamo, c'è la pubblicità, poi Pasquale Tina ci deve dire insomma com'è andata la rifinitura a Castelvolturno, le ultime notizie di campo, come sta Demme e come sta soprattutto Ospina. Prima però la pubblicità su Marte. Marte Spotlight. Marte Spotlight. Allora, dobbiamo salutare un po' di amici, a cominciare dal maestro Gianfranco Lucariello, il quale in privato mi sto scrivendo che sentiamo molto spesso qui in diretta Marte Sport Live. Ora però è il turno di Pasquale Tina, perché Pasquale, giornata importante e decisiva quella di oggi, di vigilia di gare. Che gara, Juventus-Napoli domani alle 18.45, gara che ovviamente Radio Marte seguirà con un ampio pre e post gara, soprattutto a Castelvolturno. La rifinitura com'è andata? C'è una notizia importante, David Ospina ha avuto via libera, ha fatto una visita di controllo questa mattina presso la clinica Pineta Grande. Lui aveva avuto questa infrazione al quarto dito della mano sinistra, ha avuto il via libera e poi si è allenato regolarmente in gruppo, quindi è un giocatore recuperato per la partita con la Juventus. Io credo possa pure giocare titolare, visto che le gare più importanti le ha sempre giocate lui, quindi il Napoli avrà diverse novità rispetto alla gara col Crotone, perché c'è in difesa Ospina, Koulibaly, c'è il ballottaggio per una maglia per il partner difensivo, insomma non so se Gattuso possa scegliere ancora Manolas, però a destra di Lorenzo, a sinistra c'è la possibilità di Sai, che potrebbe garantire maggiore copertura nella corsia mancina. Quindi se così fosse i cambi sarebbero tre: a centrocampo hai Demme, che ritorna al primo minuto al fianco di Fabian. Davanti Lozano potrebbe tornare titolare, Zielinski, Insigne e Mertens, quindi stavolta dovrebbe essere preferito lui ad Osimhen, che magari rappresenta un'arma in corso d'opera nella ripresa. Col Crotone hanno giocato entrambi, con la Juventus Gattuso dovrebbe riproporre Zielinski trequartista, che è un giocatore che garantisce sia sostegno alla fase offensiva ma anche equilibrio, insomma, perché dà una mano agli altri due centrocampisti. E allora vogliamo, ricapitolando, no, tutto quello che con sempre grande puntualità hai raccontato a me e ai nostri radioascoltatori, vogliamo ricapitolare una più che probabile formazione a questo punto, oserei dire, del Napoli anti-Juventus, che in contemporanea io vorrei confrontare con quella che giocò un'ottima partita a Reggio Emilia contro la stessa Juventus di Pirlo, che perse la partita di Supercoppa, intendo. Pasquale? Sì, Ospina, sì. Di Lorenzo e Isai, sì. Sugli esterni, al centro Koulibaly, Manolas, però vediamo insomma se poi la scelta ricadrà su di lui. Al centro campo Demme e Fabian, Lozano a destra, Zielinski trequartista, Insigne a sinistra e Mertens. E Mertens uomo più avanzato, per intenderci. Quella partita lì a Reggio Emilia il Napoli lo giocò con Petagna dal primo minuto, intendo, con Petagna centravanti, sappiamo, Mertens entrò, ricordi, guadagnò pure il rigore, però non era al meglio, giocò soltanto 20 minuti, Osimhen non era a disposizione, quindi non era a disposizione nemmeno Fabian, se non ricordo male, infatti giocò giocò Mario Rui e giocò Ospina tra i pali, giocò Mario Rui in difesa a sinistra e non Isai, come insomma potrebbe accadere domani. E io ricordo anche che sì, il Napoli non brillava, però la Juve se possibile stava anche peggio messa rispetto a come sta ora. Ricordiamo. E il Napoli con quella vittoria concessa suo malgrado alla Juve rivitalizzò la squadra di Pirlo, lo ricorderete. Sì, diciamo che il Napoli non deve commettere lo stesso errore domani, perché tu hai ragione, con la Juventus quella partita fu un po' uno switch, no? Uno sliding door, perché poi il Napoli andò in crisi e poi quattro giorni più tardi persi a Verona, e dove poi sono cominciate tutte le polemiche. La Juventus invece per un periodo insomma andò abbastanza bene, si ripropose insomma anche nei piani alti della classifica. Adesso ci ritroviamo nella stessa situazione, un Napoli lanciato, quattro vittorie consecutive in campionato, la Juventus è riduce del pari col Torino nel derby, prima della sosta per Benevento in casa, e quindi in questo momento è il Napoli che sta meglio, e sarà, come dire, fondamentale domani per il Napoli
mantenere questo questa superiorità che sta mostrando nei confronti della Juve di rendimento. Tra l'altro c'è anche un altro aspetto secondo me decisivo: in questo momento Napoli e Juve sono a pari punti, il Napoli ha vinto la partita dell'andata al Maradona, era il ritorno, scusami, la partita di ritorno al Maradona, e c'è anche, come dire, l'aspetto importante è quello di conservare il vantaggio negli scontri diretti, perché in caso di arrivo a pari punti sei davanti. Ma infatti il Napoli per me c'ha due risultati su tre a disposizione. Sono d'accordo, perché con un pareggio, resterebbero entrambe appaiate, però il Napoli è come se avesse un punto in più, perché manterrebbe il vantaggio negli scontri diretti in una corsa Champions che è davvero difficile, una volata ristrettissima. Anche un punto può fare la differenza. Chiaro, insomma, che devi andare a giocare lì con la mentalità di fare bene, e poi vedi, insomma, che tipo di partita sarà, perché comunque dobbiamo aspettarci una Juve che proverà a reagire dopo due partite negative. Ci sono tante polemiche, Pirlo a rischio, quindi bisogna, insomma, fare una partita attenta e capire, insomma, poi la Juve. A proposito di Pirlo a rischio, vorrei un attimo chiarire alcuni nostri radioascoltatori che non è che... Ma io parlo per qualsiasi conduttore radiofonico, televisivo. Se un ospite dice una cosa e il conduttore non lo controbatte, vuol dire che il conduttore è d'accordo con quello che sta dicendo l'ospite. Non funziona così. Io, per esempio, oggi ho preparato la scaletta, chiamo un ospite e questo ospite che io ho chiamato esprime una sua opinione, una sua posizione, io gliela lascio esprimere, punto e basta. Non posso imporre sempre il mio punto di vista su ogni cosa. Se ad esempio Pasquale Tina dice no, secondo me domani vince il Napoli per 5-0, è una sua opinione e io sto zitto, ascolto, perché gliel'ho chiesta io, gli ho chiesto io a Pasquale di esprimere quella opinione. Scusami, Pasquale, era una risposta a un paio di amici. Ti saluto, ti ringrazio. Ci sentiamo. Fammi dire soltanto stasera. Che ieri Zielinski, Insigne, Meret e Di Lorenzo hanno fatto un altro tampone supplementare che risulta negativo. Oggi il gruppo squadra ha rifatto i chiaramente nazionali in maniera particolare. Ha rifatto i tamponi, più tardi lo diceva anche Portella, insomma, nella trasmissione. Si gonfia la rete, ci saranno i risultati e quindi solo a quel punto poi il Napoli partirà per Torino. Giusto dirlo, perché la situazione della nazionale italiana è diventata, insomma, un po' problematica. Molto. Perché i casi cominciano a diventare troppi. Pasquale, grazie. Ciao Massimo, un abbraccio. Ciao. Allora, la chiusura la voglio fare molto particolare. Innanzitutto un abbraccio ai parenti, innanzitutto agli amici, a quelli che ricordano un grande tifoso che ieri è scomparso, che si chiama Salvatore Calce, uno storico ristoratore di Ravello, tifosissimo del Napoli, molti magari l'avranno conosciuto o allo stadio oppure al suo ristorante da Salvatore a Ravello, davvero un super tifoso. Ma il giorno di Pasqua se n'è andato un amico mio, come di tantissimi giornalisti, tantissimi tifosi del Napoli. Era una persona veramente dolcissima, ma soprattutto un grandissimo appassionato di sport, di calcio e soprattutto di Napoli, che è Achille Aiello. Vorrei brevemente ricordarlo con Antonio Russo, direttore di Gol del Napoli. Ciao Antonio, buongiorno. Ciao Massimo, un abbraccio grande. Ecco, Achille Aiello è intervenuto, ma penso decine di volte a Marte Spolai, ma soprattutto a Notte Azzurra. L'ho sentito, l'ho intervistato tante volte, gli ho fatto raccontare la mutandata quando il Napoli vinceva ai tempi di Cavani, alla rotonda Cavani a Lugrino. Lui era della zona Flegrea, per l'appunto, tante volte a Di Maro, perché ricordiamo i ritiri di Di Maro, lui era quello che lo apriva, cioè arrivava qualche giorno prima addirittura della squadra e non lasciava la Val di Sole se non dopo che era partito il pullman del Napoli. E Antonio, tu come noi lo hai vissuto tantissimo e poi avevi anche un particolare rapporto di amicizia con il povero Achille. Purtroppo Massimo, personalmente ho perso un amico, un fratello, bello che lui residiva a Pozzuoli, la mia città, però io l'ho conosciuto a Di Maro Folgarda, dove lui è sarà sempre cittadino onorario per questo grande rapporto che in primis si andò a creare con Romedio Menghini e con Vittorio Menghini. E il primo racconto che ho avuto di Di Maro Folgarda è stato proprio su Achille, perché
sai, 10 anni fa forse i trentini erano un po' titubanti della venuta dei napoletani. Il primo napoletano che si trovano è Achille Aiello, dal grande cuore azzurro, una persona di una disponibilità, vi assicuro, amici all'ascolto, della giornata di domenica, di Pasqua, un giorno chiaramente di festa. È stato per noi colleghi, giornalisti, amici di Achille, veramente un giorno tremendo, terribile, anche perché non sapevamo della sua malattia. Se n'è andato veramente un tifoso, gentiluomo, un amico, come diceva Antonio Russo. Antonio? Sì, un grande amico, è stato sempre tifoso del Napoli, però noi lo ricordiamo in questo nuovo splendore del Napoli, che è partito dalla Serie C e dai primi ritiri in Trentino. Lui c'era e ha sempre amato il Napoli, ma parlo ancora al presente, il Napoli dell'attualità. Quindi l'ha ricordato col suo sorriso, gli amici di Lucrino, chiaramente il presidente Andrea Peluso del club principale di Lucrino lo ricorderanno sempre. Qualcosa ha commosso tutti il grande Achille, e complimenti anche al capitano del Napoli Lorenzo Insigne, che in un videomessaggio lo ha così virtualmente salutato, stringendosi chiaramente al dolore dei parenti di Achille Aiello. Antonio, parleremo di Napoli in un altro momento, un abbraccio, grazie. Assolutamente, abbraccio a tutti e soprattutto la comunità solandra, che puoi capire come scotta. Certamente. Antonio Russo, grazie. Siamo in chiusura, ci sentiamo stasera alle 19.30 per quel che riguarda Marte Sport Live, tutte le ultime in vista del super match di domani. Da Massimo D'Alessandro un saluto a tutti voi, grazie speciale a Tony Molaia, a Luciano De Santis che hanno curato la regia. Arrivano quei pazzi scatenati, very good, vi lascio in compagnia, ottima compagnia, per cui restate sintonizzati sulla radio giusta, Radio Marte. Marte Spotlight. Radio Marte, gli Stati Uniti della campagna.